Palazzo Vivarelli Colonna in piazza San Leone a Pistoia, il prefetto Licia Donatella Messina ha consegnato l'onorificenza di commendatore al tenente colonnello Fedele Verzola e di cavaliere all'imprenditore vivaista Marco Romiti, all'attrice Monica Menchi, all'imprenditore montecatinese Paolo Livi, alla dipendente del comune di Piavagnevole Irma Bendinelli, al comandante della stazione dei carabinieri di Quarrata Salvatore Maricchiolo, al comandante della stazione dei carabinieri di San Marcello Piteglio Gianluca Sodano, all'appuntato scelto del comando carabinieri di Pistoia Angelo Di Mario. Il riconoscimento del Presidente della Repubblica per persone che si sono distinte per umanità, dignità, professionalità nel proprio lavoro o nella propria vita. Nell'occasione il prefetto ha anche fatto un bilancio dell'attività per l'anno 2023. Abbiamo avuto un'udienza dedicata ai prefetti qualche giorno fa e il Papa ha sottolineato che le sfide per la carriera prefettizia, per chi svolge questo delicato lavoro, sono tre: l'ordine e la sicurezza pubblica, le calamità naturali e l'immigrazione. Nel mio messaggio augurale non potrò non ricordare tutte le sfide che abbiamo affrontato quest'anno. La cabina di regia su Vico Faro non è stato un lavoro semplice. E un risultato adesso c'è, perché la chiesa è riaperta al culto. E poi mi piace ricordare, visto che non mi posso dilungare, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione Marino Marini. È stata una scelta forte che ha richiesto una attenta ponderazione, ma andava fatta, perché gli scopi della Fondazione devono essere rispettati e in favore della collettività pistoiese. Ho nominato commissario un prefetto a riposo, il prefetto Raffaele Ruberto, che già svolge benissimo, in modo eccellente, il suo incarico. E infatti gli auguro buon lavoro.